Libero di Rienzo, Smetto quando voglio, è il secondo film della saga, Masterclass, e voi tornate. Cosa voglia dire? Sì. Sì, ce lo siamo chiesto anche noi, perché si doveva chiamare in un altro modo, poi invece è uscito questo Master. Credo che Masterclass sia una lezione per laureati, per ricercatori, cioè un upgrade di una lezione. Una cosa complicatissima. Io ho fatto l'università del crimine, per cui queste cose... Scusate, salivo come un cammello perché... Una caramella alla menta. Singola, esatto. Okay. E dunque, ognuno, insomma, ritorna a questa banda, ognuno nel suo ruolo, e tu sei? Io? Quello di prima. Quello di prima, esatto. Tale e quale, un po' più vecchio, un po' più scemo, un po' più... No, sì. La struttura è sempre quella, approfondita, chiaramente adesso tutti un po' più sicuri di noi e sicuramente più divertiti. Diciamo, è stato un lungo viaggio, perché le riprese sono durate 20 settimane, mi pare, che per gli standard è tantissimo, per cui è stata una sorta di parto, una storia d'amore con figlio finale. È stata una bellissima esperienza, veramente. E vi hanno portato anche fuori, no? Thailandia, Nigeria. Non noi, no, alcuni personaggi. No, noi però siamo arrivati addirittura fino in Puglia, per cui rispetto all'altra volta che non lasciavamo i confini del raccordo, è già una cosa. Senti, hai mai detto smetto quando voglio per qualche cosa e poi non hai smesso? No. Cose confessabili, eh? No, non mi era mai capitato. Ti sei divertito? Molto, molto. Perché tu sei un po' cosa sei? Il tesoriere tu o meno? Quello che si occupa della parte economica. Macroeconomia dinamica, che non ho la più pallida idea di cosa voglia dire, ma il bello era quello, dire cose che non capivo. Così è una sospensione dell'incredulità che generava un'astrazione interessante. Senti, magari può venire a qualche cervellone disoccupato un'idea del genere vedendo questo film? Meglio di no? Ma non lo so, ma poi sono giorni talmente difficili con la storia di Regeni che fa un po' strano parlare di fuga di cervelli rispetto a una commedia, insomma, ho un po' di pudore, insomma, ad affrontare l'argomento, comprensibilmente, credo. Vabbè, comunque il film è un'altra storia, insomma, è una cosa goliardica. Assolutamente sì, però insomma la notizia è fresca, per cui... Grazie Libero. Grazie a voi.